Uno degli errori che ho fatto per più tempo, legati alla concimazione di fine estate e alla concimazione dell'autunno, è stato quello di concentrarmi solo ed esclusivamente sulla nutrizione del tappeto erboso, sulla nutrizione della pianta. Ovviamente non sto dicendo che non sia un'operazione fondamentale, anzi, è l'operazione più importante perché alla fine dell'estate, quando si abbassano le temperature, quando arriva l'autunno, il prato inizia a crescere in maniera vigorosa e per crescere ha bisogno di trovare nel terreno elevati quantitativi di azoto, motivo per il quale è fondamentale eseguire una concimazione. Un bel giorno però un bravissimo agronomo, oltre che un caro amico Fabrizio Ingegnoli, il dottor Ingegnoli, mi spiegò come nella nutrizione di fine estate sia importantissimo affrontare la concimazione a 360 gradi. Se da una parte è importante fornire il nutrimento al tappeto erboso, dall'altra parte è altrettanto importante andare ad ammendare il terreno e andare a lavorare sulla presenza di microrganismi amici. Da quel momento, devo essere sincero, cambiò tutto perché mi resi conto di come le stesse nutrizioni hanno un'efficacia maggiore. Il prato diventa immediatamente più reattivo, prende colore, vigore e turgore in meno tempo. E poi mi resi anche conto che lavorando su questi tre aspetti, il prato rimane in salute per molto più tempo e si protegge naturalmente dalle malattie fungine. Ok, entriamo nel dettaglio e andiamo a vedere uno per uno queste tre importanti lavorazioni. E non ti preoccupare di prendere appunti perché nella descrizione di questo video troverai comunque un link di approfondimento e di riepilogo delle cose che andiamo a vedere e delle cose che andrò a spiegare, con anche una serie di indicazioni molto pratiche di prodotti e di dosaggi. Allora, partiamo con il parlare della concimazione più importante, che in autunno deve essere una nutrizione che fornisce un alto livello di azoto. Dovremmo cioè andare a scegliere dei concimi specifici per il tappeto erboso, non si utilizzano concimi per l'orto o per le piante, che abbiano al proprio interno dei valori di azoto in termini percentuali superiori ai 20-25%. L'azoto è molto importante perché è l'elemento che viene consumato di più nel momento in cui il prato inizia a crescere e in autunno la crescita è molto vigorosa. Oltre che scegliere un concime ad alto titolo di azoto, dovremmo soffermarci sulla tipologia di rilascio dell'azoto. L'azoto all'interno dei fertilizzanti può essere presente in forma a pronto effetto oppure a lento rilascio. Quasi sempre c'è un mix di queste due parti che però variano in termini percentuali. Andremo a scegliere un concime che ha un'elevata quantità di azoto a pronto effetto, ad esempio intorno al 50%, nel momento in cui notiamo nel prato un'effettiva carenza nutritiva e vogliamo dargli una spinta vegetativa significativa e quindi anche un bel recupero di colore. Viceversa, se abbiamo un prato sostanzialmente sano, possiamo optare per un concime che ha al suo interno una prevalenza di azoto a lenta cessione. Un buon sistema di lenta cessione riesce a nutrire il prato praticamente per tutto l'autunno, per 8-10 settimane, ma qui sta la vera differenza di prestazione dei concimi. Bisogna porre una particolare attenzione nello scegliere proprio il sistema di rilascio, perché il sistema di rilascio dell'azoto può essere ad esempio influenzato dall'umidità o dalla presenza o meno di microrganismi. Questi fattori, è chiaro, vanno ad alterare il rilascio, che in questo caso non sarà né preciso né costante né regolare. Personalmente mi piacciono moltissimo i sistemi di rilascio di tipo osmotico perché sono gli unici che non sono influenzati da fattori esterni e quindi permettono effettivamente di nutrire per 8-10 settimane il prato. Qui vediamo alcuni esempi di concime, lì invece vediamo un carrellino spargi concime. Solitamente quando si utilizzano carrellini spargitori di tipo rotativo come questo, si divide la quantità di fertilizzante da distribuire in due parti e si fanno due passaggi a 90 gradi per diminuire gli errori. Ok, dopo aver nutrito il tappeto erboso, ci dobbiamo anche preoccupare di andare a nutrire il terreno. Nutrire il terreno significa garantire una giusta e un'adeguata presenza di sostanza organica. La fertilità e la sostanza organica sono molto importanti perché sono i nutrimenti per tutti i microrganismi che popolano il terreno e che sono fondamentali per la vita, per la salute e per la protezione del tappeto erboso. La stessa degradazione degli elementi
elementi nutritivi presenti nei concimi viene ad opera ad esempio dei microrganismi, ed ancora gli stessi microrganismi sono capaci di creare l'ambiente più favorevole alla crescita del prato e alla sua protezione dalle patologie fungine. Per conoscere la fertilità del terreno bisognerebbe fare almeno una volta nella vita del tappeto erboso un'analisi del suolo, ma è buona regola una o due volte l'anno andare a reintrodurre della sostanza organica per garantire che il livello sia adeguato. La giusta quantità di sostanza organica dovrebbe essere intorno a 23-25 grammi per ogni chilogrammo di terra. Per andare ad apportare fertilità nel terreno possiamo scegliere diverse strade e qua ne vediamo alcune. Possiamo scegliere dei prodotti granulari da distribuire nel prato come fosse un concime, oppure possiamo scegliere dei prodotti liquidi a base di acidi umici e di acidi fulvici. Io personalmente prediligo utilizzare i prodotti liquidi quando un prato è già fatto, è già adulto, mentre i prodotti granulari li utilizzo soprattutto nel momento di preparazione del terreno per la semina di un prato. La migliore sostanza organica che possiamo andare ad apportare nel terreno è sostanza organica di tipo vegetale a catena molto corta, soprattutto acidi umici e acidi fulvici. Un altro vantaggio di utilizzare i prodotti liquidi lo vediamo tra un attimo. Terzo ed ultimo aspetto riguarda l'andare a reintrodurre nel terreno una serie di microrganismi amici molto utili per la salute del prato. Qui alle mie spalle vediamo alcuni esempi dei prodotti da utilizzare. Nel caso specifico stiamo parlando delle micorrize e del tricoderma. Partiamo dalle micorrize. Le micorrize sono dei microrganismi in grado, una volta che riescono a popolare il terreno e soprattutto ad attaccarsi alle radici del prato, permettono uno sviluppo radicale veramente superiore. Il prato avrà cioè delle radici più profonde, più voluminose, più fascicolate. Per quanto riguarda invece il tricoderma, questi microrganismi sono in grado di creare un vero e proprio antagonismo contro le malattie fungine, che ricordiamo esistono anche in autunno. Andando a garantire, a somministrare con una certa costanza questo tipo di microrganismi, andremo a creare una sorta di protezione, di prevenzione contro le patologie fungine. Da una parte quindi le micorrize riescono a rendere efficienti anche le stesse concimazioni, dall'altra parte il tricoderma agisce come una sorta di grande protettore. Il problema di questi due fantastici microrganismi amici è quello che tendono con il tempo a scomparire dal terreno. Questo è il motivo per il quale andrebbero somministrati con una certa costanza. In particolare il tricoderma andrebbe somministrato quasi una volta al mese nei periodi di ricrescita vegetativa. La buona notizia è che utilizzare questi prodotti è molto semplice, perché si tratta ad esempio di prodotti di tipo liquido che vanno semplicemente distribuiti nel tappeto erboso e poi fatto andare l'impianto di irrigazione per permettere a questi microrganismi di raggiungere il suolo e di raggiungere le radici del prato. La figata di utilizzare prodotti di tipo liquido come questo è quello che possiamo andarli ad unire assieme alla sostanza organica, alla sostanza amendante di cui abbiamo parlato prima, e in questa maniera risparmieremo lavoro, perché con un unico trattamento andremo a dare al terreno la sua fertilità e andremo a ripopolarlo di tricoderma e di micorrize. Bene, allora riepiloghiamo. Tre sono le cose da fare. Primo, andiamo a nutrire correttamente il tappeto erboso. Secondo, andiamo ad ammendare il terreno per andare a ridare fertilità. Terzo, andiamo a fare una somministrazione di microrganismi amici ed antagonisti nei confronti delle patologie fungine. La differenza tra concimare e basta e fare tutte queste tre operazioni è veramente significativa. Te ne accorgi sia immediatamente nel breve tempo, ma anche a medio e lungo termine noterai dei significativi vantaggi in termini di mantenimento della salute del prato e di protezione dalle patologie fungine. Come ti ho detto all'inizio, nella descrizione di questo video troverai un link ad un articolo di riepilogo di tutte le cose che abbiamo visto, con un'indicazione concreta di alcuni esempi di prodotti da utilizzare, con allegati anche i dosaggi.